Subito una sorpresa. Monaco di Baviera non è soltanto la capitale mondiale della birra, ma anche una delle città europee con il maggior numero di biciclette. È la prima cosa che balza all'occhio per le strade. I bavaresi o vanno in macchina o vanno in bici, non ci sono vie di mezzo, gli scooter sono praticamente inesistenti. E le piste ciclabili sono assoluto dominio dei ciclisti, guai ai pedoni che si azzardano a sconfinare, si beccano senz'altro una scampanellata d'allarme. Poi naturalmente Monaco di Baviera è la città dell'Oktoberfest, la Wiesn come la chiamano qui, la festa popolare più grande del mondo, con 6 milioni di visitatori ogni anno, una tradizione che continua da 176 anni. La prima Oktoberfest si tenne a Monaco dal 12 al 17 ottobre 1810. Si trattò di una corsa di cavalli in occasione del matrimonio del principe Ludwig I di Baviera e della principessa Teresa di Sassonia-Hildburghausen. Grazie al sorprendente successo di quell'anno, la festa venne ripetuta annualmente con l'aggiunta successiva di una fiera agricola, danze popolari, musica e un sempre più grande Luna Park. Attualmente, sull'enorme area di Theresienwiese, 42 ettari, per 16 giorni e 3 intensissimi fine settimana, il terzo e il quarto di settembre e il primo di ottobre, ecco perché è il nome di festa d'ottobre, si consumano milioni di litri di birra, servita nei tradizionali boccali da 1 litro, i Maßkrug, molto ambiti, dalle teutoniche cameriere, che indossano il tradizionale costume bavarese, il Trachten, dotato di generosa scollatura. E qui siamo all'interno del grandissimo Luna Park, l'Oktoberfest, la festa popolare più grande del mondo, festa della birra, ma non solo. L'Oktoberfest, in parole povere, è un gigantesco parco di divertimenti, giostre, tirassegni, decine di bancarelle, con souvenir di ogni genere, con in mezzo 14 grandi tendoni della birra, detti Bierzeit, gestiti dai 6 birrifici storici di Monaco, Löwenbräu, Paulaner, Spaten, Hofbräu, Augustiner e Akerbschorr, che hanno l'esclusiva della vendita della birra. Entrare in uno di questi capannoni però è impresa titanica, soprattutto al sabato e alla domenica. E se non riuscite ad entrare, l'Oktoberfest può diventare paradossalmente il posto più difficile dove bere la birra. La vendita è infatti vietata fuori dagli stand e nelle baracchine di generi alimentari vi può persino capitare di dover mangiare un imbiss, il würstel nel panino, con uno sceno bicchiere di carta di Coca-Cola, il massimo del minimo. Per fortuna c'è qualche ristorante, sempre all'interno della festa, che assolve alla perfezione il suo compito. Nessuna fila, tavoli liberi, birre a volontà, musiche bionde che ballano sui tavoli. L'atmosfera è davvero più tranquilla, ma ugualmente coinvolgente. Sembra la festa di Capodanno. Certo, i tendoni ufficiali della birra hanno il loro incredibile fascino, ma dentro il rumore può diventare insopportabile e l'attesa lunga ore e ore, visto che chi arraffa un posto a sedere, tra bere e mangiare ci resta un bel pezzo, anche una giornata intera. Pensate che i Bierzeit, i tendoni della birra, possono ospitare dalle 5 alle 10.000 persone alla volta e per montarli servono quasi 2 mesi di lavoro. Le specialità gastronomiche? Würstel, rossi e bianchi, salsiccia, pollo, crauti, naturalmente le immancabili patatine fritte, chiamatele però pommes frites perché se ordinate le kartoffeln potrebbe essere una spiacevole sorpresa, e ancora bue arrosto, il pane salato brezel che ha il gusto dei salatini e gigantesche cotolette alla milanese o alla viennese come dicono là, la Wiener Schnitzel. Il tutto annaffiato da birra di tutti i tipi, da quella bianca alla Märzen, più scura e più forte. Il prezzo non è così a buon mercato, il litro di birra costa 8,60 euro, ma in fin dei conti siamo all'Oktoberfest, non alla festa della birra del paesello, no? Informazione di servizio. I menù sono solo in tedesco e fate attenzione nell'ordinare, se no potrebbe piombarvi a tavola un piccione con le patate lesse e salsa di crauti. A proposito di piccioni, a Monaco esiste la leggenda secondo la quale durante l'Oktoberfest, improvvisamente, c'è un calo inspiegabile del numero dei piccioni per la città, ogni anno, sempre nello stesso periodo, settembre-ottobre. Qualche buon tempone, infatti, ha messo in giro la voce secondo cui tutti i piatti serviti alla festa della birra siano in realtà semplicemente piccione. Sarà vero? Speriamo di no. Ma Monaco di Baviera non vuol dire soltanto Oktoberfest. Attraverso una delle due porte d'accesso, la Sedlinger Tor, si arriva nel centro di Monaco. Siamo a Marienplatz, la piazza più importante, il cuore turistico di Monaco di Baviera. È la piazza più famosa e popolare di Monaco, quella più amata e più fotografata dai turisti. Si chiama Marienplatz, Piazza di Maria, soltanto dal 1854, quando gli abitanti della città chiesero a Maria Vergine di proteggerli da un'epidemia di colera.
Al centro della piazza domina infatti la colonna dorata dedicata alla Madonna. La Maria in Soule fu eretta nel 1638. L'appuntamento clou è per le 11 di mattina, per mezzogiorno e d'estate per le 5 del pomeriggio, quando entra in funzione il famoso orologio a carillon del Neues Rathaus, il nuovo municipio, con le sue belle guglie in stile neogotico. Una simpatica musichetta accompagna la sfilata in movimento delle marionette in rame smaltato, che danzano per rappresentare momenti della vita cittadina. C'è la danza dei bottai, che rievocano la fine della pestilenza, e c'è persino un cavaliere che ne disarciona un altro. È una scena del torneo realmente organizzato nel 1567. Anche stavolta c'è di mezzo un matrimonio, le nozze del duca Guglielmo V con Renata di Lorena. Lo spettacolino di per sé non è nulla di eclatante. Straordinario pensare invece al fatto che questo orologio a carillon, fatto così originale, risalente però solo al 1908, sia uno dei soli 4 esemplari esistenti in Europa. Su Marienplatz si affaccia tutta la Monaco di Baviera che conta, almeno dal punto di vista turistico, il nuovo municipio, ma anche quello vecchio, l'Altes Rathaus, c'è la Fischbrunnen, la fontana dei pesci, luogo d'incontro preferito dai giovani, e per gli innamorati senza confini c'è persino la statua di Giulietta, qui la chiamano Giulia, regalata a Monaco proprio dal comune di Verona, una delle città gemellate con il capoluogo bavarese. Sul retro infine troneggia la Peterskirche, costruita addirittura a cavallo del 300. Lì vicino si trova anche la Residenze, un tempo sfarzosa reggia dei Wittelsbach, potente famiglia feudale tedesca. Buona sapersi e a visitarsi per la prossima volta. Da lì all'Alte Pinakothek, uno dei musei più importanti del mondo, poi sarà un tiro di schioppo. A dominare dall'alto però sono le due torri gemelle della Frauenkirche, un altro dei simboli della città, anche se una delle due torri adesso è tutta imbustata a causa dei lavori di restauro. La chiesa, il Duomo di Monaco, è stata costruita sul finire del XV secolo in mattoncini rossi e sobria architettura. L'interno è ordinario, spartano, essenziale. Spiccano soltanto il mausoleo dell'imperatore Ludovico il Bavaro e il busto di Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, già vescovo di Monaco, il bavarese più famoso nel mondo. Deludente la Teufel Street, l'impronta del diavolo. La leggenda vuole che Belzebù abbia strappato la promessa all'architetto Jörg Gangofer di costruire la chiesa senza finestre. Quando il tutto fu pronto, l'architetto chiamò il diavolo e gli mostrò il suo capolavoro da una prospettiva dalla quale non si vedeva nessuna delle 66 finestre. Il diavolo, non particolarmente furbo, se non si è accorto di tutte queste vetrate, aveva così perso la scommessa e se ne andò pieno di rabbia, non prima di aver lasciato la sua impronta all'ingresso della Frauenkirche. Una delusione, ci aspettavamo un'impronta di zoccolo di caprone e invece una normalissima impronta di scarpa numero 43.